Buongiorno. La settimana precedente abbiamo effettuato le audizioni informali in Commissione Cultura. Voglio sottolineare come per il decreto istruzione, voglio sottolineare come il Movimento 5 Stelle si è impegnato a far audire tutte le categorie della scuola e tutte le sottocategorie che questi governi hanno creato nel corso dei decenni e hanno messo in conflitto l'uno con l'altro. Parlo di sia delle diverse specializzazioni, abilitazioni che si sono inventati per l'accesso alla professione degli insegnanti, sia di problematiche molto particolari come quota 96, che sono migliaia di soggetti bloccati da una norma sbagliata della Fornero per il pensionamento, e i docenti inidonei, che sono docenti malati. In quanto malati viene chiesto di spostarsi in altri ruoli, quindi sicuramente con un aggravio per le loro funzioni, un aggravio per il loro lavoro. Oltre a chiedere le audizioni di tutte queste categorie, era da 8 anni che non c'era in audizione in Commissione Cultura una componente così vasta di studenti. E il Movimento 5 Stelle ha sollecitato anche la partecipazione di tante categorie e tante associazioni nazionali che riguardano l'università, sia associazioni di docenti che di ricercatori che di studenti. Tutto quello che abbiamo ascoltato sarà prezioso per il lavoro che svolgeremo in commissione, prima di tutto in relazione a tutti gli emendamenti, quindi tutte le modifiche che presenteremo al decreto. Vi aggiorneremo presto.